Perché ha messo in fila queste coincidenze? Perché devo dire, è curioso che quando si parla di mafia, inevitabilmente tutte le coincidenze poi, guarda caso, riguardano la politica, e quindi il rapporto mafia e politica effettivamente c'è. Intanto buonasera a tutti. Ma il titolo, diciamo, io avevo scritto un precedente libro, esiste ancora il libro, che è la ricostruzione dall'interno naturalmente della vera storia, diciamo, di quello che viene comunemente conosciuto il pool antimafia di Palermo. 10 anni che vanno dall'81-82 al 92, 23 maggio e 19 luglio, poi è finito tutto, che ho voluto raccontare perché mi sembrava giusto che questa storia non venisse in qualche maniera, anche in buona fede per carità, col passare del tempo, distorta. E poi ho scritto anche molto pensando ai giovani, perché quelli che nel 92 erano appena nati o addirittura neanche nati, io vado molto nelle scuole, questo è il mio volontariato, pensate ai ragazzi che fanno la maturità, sono nati nel 94, cioè nel 92 non c'erano, ed è giusto che invece di quella storia ne siano informati, chi ha voglia di conoscerla. Ora, il problema di quella storia, come anche di quella che riguarda questo libro, arriva alle coincidenze, qual è? Questa è la riflessione che ho fatto. Queste vicende, che sono state vicende molto importanti per la storia del nostro paese, drammatiche sicuramente, ma comunque anche importanti, sono in un limbo conoscitivo, perché non sono storie ancora, nei libri di storia non ci sono. Poi ho scoperto una cosa che penso che voi condividerete, quello che vi sto dicendo, che mi ha lasciato attonito. Il programma di storia delle scuole medie superiori finisce alla Seconda Guerra Mondiale. Non devo commentare, cioè la Seconda Guerra Mondiale io so bene quando è finita, perché io sono nato nel 1945, 67 anni fa, ma ne sono successe in 67 anni di cose in questo paese. Ai ragazzi non viene chiesto di studiarle, di conoscerle. Vabbè, lasciamo perdere. Non è più cronaca, queste vicende non sono più cronaca, e quindi sui giornali non le trovi, nei libri di storia non le trovi, è legittimo che molti non le conoscono, e anche gli adulti che c'erano, è del tutto legittimo che col passare degli anni, con la quotidianità che incalza, con altri eventi che si verificano, le abbiano in qualche maniera dimenticate o comunque non le ricordino con la lucidità che secondo me invece meritano. Quindi la ragione per cui ho scritto quel libro precedente è questo, credetemi, è assolutamente divulgativa, cioè ho detto io queste cose le conosco, le ho vissute, perché in fondo è una chiave autobiografica che accomuna i due libri, e perché me le devo tenere per me? Mi pare doveroso metterle a disposizione di chi vuole conoscerle o vuole ripassarsele o approfondirle, insomma. Le coincidenze, dicevo, mi sono venute in mente come titolo prima ancora di scrivere il libro, mentre invece nel libro precedente il titolo mi è venuto dopo. Perché? Perché io sono stato eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nell'aprile del 92, nel 92 si votò il 5 e 6 aprile. Arrivo alla Camera, un'esperienza nuova, assolutamente inedita per me, e la prima realtà, diciamo, con la quale mi misurai era questa difficoltà di eleggere il Presidente della Repubblica, perché Cossiga, molti forse di voi lo ricordano, si era dimesso con un po' di anticipo, qualche mese, per consentire alle nuove Camere appena insediate di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Non si riusciva a venirne fuori, vado per sintesi, finché perché non si trovava l'accordo tra i partiti, e soprattutto non si trovava un accordo dentro la Democrazia Cristiana, che era ancora il partito più importante, il gruppo parlamentare più consistente. 92-94 è l'ultima legislatura della Prima Repubblica, per capirci. Finalmente un giorno, verso metà maggio, arrivo in aula e vengo informato che pare che l'accordo fosse stato raggiunto e che quindi si sarebbe votati Arnaldo Forlani. Si vota, io facevo parte del gruppo parlamentare del Partito Repubblicano Italiano, Giorgio Lamalfa segretario, per aiutare la vostra memoria. Noi non lo votammo, ma questo è un dettaglio, eravamo anche un piccolo gruppo parlamentare, non eravamo determinanti sicuramente. Quello che è significativo è che Forlani non ce la fa per 39 voti, gli mancano 39 voti nella seduta della mattina. E il pomeriggio si ritenta e gliene mancano un po' meno, 29, la sera la candidatura viene ritirata. Che succede a quel punto? Succede che si scatenano, lo dico eufemisticamente, gli andreottiani e comincia un lavoro capillare
che riguardò anche me. Veniamo contattati tutti, perché a quel punto si disse che bisogna mandare al Quirinale Andreotti, che era Presidente del Consiglio dei Ministri in quel momento. Pare che la cosa fosse destinata ad avere un successo. Perché? Io ho un po' la deformazione mentale del magistrato, vabbè, ma è una sana deformazione mentale. Non sempre, ma in taluni casi sì, ecco, voglio essere cauto. Quindi io quando scrivo certe cose, come dire, mi documento con atti che le sostengono. Claudio Petruccioli, molti di voi ricorderanno chi è, un parlamentare, non so quante legislature è stato lì, è stato poi presidente della RAI anche successivamente, era l'uomo a cui Achille Occhetto, che era segretario del PDS nel 92, era appena nato, c'era stata la Bolognina, non c'era più il Partito Comunista, c'era il PDS, e Achille aveva dato incarico a Claudio Petruccioli di seguire queste trattative tra i partiti, del tutto legittime, per arrivare a questa, a sbloccare, diciamo, la situazione del Quirinale. E tutto sommato la situazione stava in questi termini: il PDS non avrebbe dato indicazione ai suoi parlamentari di votare per Andreotti, ma non avrebbe dato indicazione di non votare per Andreotti. Non so se ci siamo capiti, sono quelle cose della politica, vabbè. Io mi sono dovuto abituare, essendoci rimasto 15 anni. In pratica era fatta. La Democrazia Cristiana in qualche maniera era compatta, altri partiti come il Partito Socialista l'avrebbero sostenuto, buona parte dei parlamentari PDS avrebbero sicuramente votato a favore di Andreotti. Lunedì, ascoltate la coincidenza, lunedì 25 maggio 92, Andreotti sarebbe stato eletto Presidente della Repubblica. Quel weekend si apre con questa, non dico certezza per carità, ma insomma con questa buona approssimata certezza. Alle ore 17.58 di sabato 23 maggio 92 c'è l'attentato di Capaci. Allora, deformazione professionale, cosa succede? Io ero a Roma, ricevo la notizia dal mio figlio per telefono, poi accendo la televisione, insomma ho conferma di quello che era successo, non della morte di Giovanni, perché Giovanni non morì subito. Comunque la prima cosa che faccio, l'avreste fatto voi la stessa cosa, mi fiondo con la scorta a Fiumicino per prendere il primo aereo per andare a Palermo naturalmente. E mentre volavo mi accorsi che c'era una troupe del TG3, una gentilissima giornalista e un cameraman che con molta discrezione si avvicinarono e mi chiesero una prima impressione, un primo commento. Ora, non devo spiegarvi il mio stato d'animo qual era, però quello che è sicuro è che io dissi: non è solo mafia, la mafia c'entra, ma non è solo mafia, perché ero perfettamente convinto che lo scenario, questa parola usò Falcone, che Falcone aveva descritto a proposito dell'attentato alla Daura, al quale era miracolosamente scampato nel giugno 89, e che prevedeva quelle che lui chiamò le menti raffinatissime e i centri occulti di potere, sinergici in taluni casi con gli interessi di Cosa Nostra. Io pensavo che se quello era lo scenario dell'89, ed ero convinto che fosse quello, anche per l'autorevolezza di Falcone su questi argomenti, qualcuno mi deve spiegare, pensavo, perché lo scenario di oggi, 23 maggio 92, dovrebbe essere diverso. C'entra la mafia sicuramente, ma non è soltanto roba di mafia. E mi venne in mente, vi assicuro, dico: adesso ad Andreotti lo leggeremo, lui lo leggeranno, perché non l'avrei votato. Claudio Petruccioli, in quel momento, mentre io sto andando a Fiumicino a prendere l'aereo, era a Montecitorio, alla Camera, e riceve una telefonata da Nino Cristofori. Chi è Nino Cristofori? Nino Cristofori era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quel momento, capo del governo Andreotti. Per renderla più attuale, più recente il parallelo, Cristofori era il Gianni Letta di Andreotti, cioè Cristofori stava a Andreotti come Gianni Letta stava a Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiama Petruccioli e lo convoca subito di urgenza a Palazzo Chigi. Ora io a questo punto, non vi preoccupate, è una lettura brevissima, non vi allarmate. A questo punto io cedo la parola a Claudio Petruccioli, che è il testimone diretto, perché io facevo una deduzione sull'aereo. Claudio Petruccioli non aveva nulla da dedurre, perché scrive in un libro che lui ha scritto nel 2001, che si chiama Rendiconto, riceve questa telefonata, andai da lui, da Cristofori, e racconta quello che lui pensava mentre percorreva i
il breve tragitto che separa Montecitorio da Palazzo Chigi. Andiamo invece a quello che succede. Trovai Cristofori pallidissimo, prostrato. Quel che mi disse non lo dimenticherò mai. E che gli disse? Lui, Cristofori, e il suo capo, Andreotti, interpretavano la strage di Capaci come un attacco diretto per sbarrargli la strada del Quirinale. Mi impressionò che la terribile analisi fosse svolta a caldo, con certezza assoluta e una certa rassegnazione, come se il messaggio fosse talmente chiaro per loro da indurli subito a rinunciare a un obiettivo coltivato per tanto tempo con pazienza e accortezza. Non so se sono chiaro, non è la valutazione di Ayala questa, che ci aveva pensato sull'aereo, questa è l'interpretazione dell'attentato di Capaci che fa Giulio Andreotti in persona. Lui lo legge come un segnale per impedirgli l'ascesa al Quirinale. Non è una cosetta da niente, no? Secondo me questo vale molto più di una sentenza, di un processo. Perché tutto questo? Ha un senso, adesso brevemente, se no poi parliamo solo di questo. Perché il 12 marzo del 92, poco tempo prima, era stato ammazzato a Palermo con tipica esecuzione mafiosa l'onorevole Salvo Lima. Attenzione, Salvo Lima non era un politico colluso con la mafia, per la semplice ragione che Salvo Lima era un mafioso, quindi non aveva da colludere con nessuno, forse con se stesso, figlio di un mafioso, vi do dati processuali, Perché era stato ammazzato Lima, che era l'uomo di Andreotti, come è notorio in Sicilia, era anzi uno dei suoi più potenti luogotenenti, si usava questo termine, perché il 30 gennaio del 92, quindi dobbiamo andare 2 mesi indietro, riavvolgiamo la pellicola, ma siamo sempre nel 92, il famosissimo maxi processo era arrivato in Cassazione, l'esame finale, e la Cassazione aveva confermato in maniera definitiva 19 ergastoli che riguardavano tutti i capi di Cosa Nostra, Rina, Provenzano, Michele Greco, insomma l'elenco non lo ricordo a memoria, ma insomma ve lo risparmio. E per gli altri imputati qualcosa come, se non ricordo male, 2.665 anni di carcere. Tutto definitivo, cioè non c'era più che discutere. Lima si era, dato, vi do un dato processuale adesso, Lima si era impegnato, è stato accertato dalle indagini successive, nei confronti dei capi di Cosa Nostra, che quando il maxi processo sarebbe arrivato in Cassazione sarebbe stato aggiustato. Questo è il termine che adoperano loro, cioè in qualche maniera la sentenza sarebbe stata annullata. E diciamo, insomma, certamente non sarebbero diventate definitive quelle pene di cui vi parlavo prima. Lima era un traditore, venne vissuto così dalla mafia, come uno che non aveva onorato l'impegno assunto. In quell'ambiente, quando uno non onora l'impegno assunto, non parte la carta bollata, parte il piombo. Ora è chiaro ed evidente, non ci vuole una grande mente, che il potere che Lima aveva messo in gioco, diciamo, messo in campo, come si suol dire, per ottenere quel risultato, non era il potere suo personale, era il potere di Andreotti, questo è evidente. Lima, per quanto uomo potentissimo in Sicilia, aggiustare una sentenza in Cassazione non era, cioè, andava, diciamo, andava al di sopra delle sue competenze, però a Roma c'era chi avrebbe curato la pratica. Quindi è chiaro ed evidente che con la morte di Lima viene sancito che anche Andreotti è considerato un traditore da parte di Cosa Nostra. E la cosa sorprendente e che questo lo capisce Andreotti, che ne sa più di me e più di voi sulla materia, evidentemente. Ecco la coincidenza. La strage di Falcone, di Capaci, comporta la mancata elezione, dato certo, non storico, accertato, di Andreotti al Quirinale. Questa è la prima coincidenza. Vi risparmio quelle intermedie, andiamo all'ultima. Che dici? Assolutamente sì. No, no, così poi parliamo anche di altre cose. No, vabbè, ma sì. Beh, l'ultima è sorprendente, perché io, attenzione, io in questo libro non ho voluto né svelare verità rivelate, perché non le ho, né fare un'indagine, nemmeno che mai scrivere una sentenza, questo è evidente. Ho voluto però offrire al lettore un'analisi ragionata, io la chiamo così, un'analisi ragionata degli eventi di quel biennio soprattutto, 92-94, in cui è cambiata la storia del paese.
perché cominciamo con la strage di Capaci. Il 19 luglio c'è la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino e 5 ragazzi della scorta. Dobbiamo sempre ricordarli questi ragazzi della scorta, perché poi c'è il rischio che di fronte alla grande notorietà, diciamo, della vittima principale si dimenticano questi ragazzi. C'era anche una ragazza, si chiamava Emanuela Loi, una giovane poliziotta sarda che morì con Paolo. Poi arriva Tangentopoli, beh, qua siamo a Milano, insomma, sappiamo di cosa stiamo parlando. Io tutta questa roba l'ho vissuta in Parlamento, io è un osservatore privilegiato indubbiamente, e cambia completamente, come dire, l'iter della politica italiana. La Prima Repubblica si dissolve. Si dissolve un sistema di potere che nel bene e nel male, ma anche nel bene, indubbiamente aveva governato l'Italia per 50 anni, cioè non è che sono accadimenti da così, da niente. Ora bisogna seguirli questi fatti, perché cosa accade? Accade che a giugno del 92 nasce l'ultimo governo, quello che sarà l'ultimo governo della Prima Repubblica, presidente del Consiglio Giuliano Amato, perché Scalfaro, che fu eletto il lunedì successivo alla strage di Capaci, la domenica si riunì la Democrazia Cristiana, si tirarono fuori il nome di Scalfaro, un nome certamente da rispettare, che con la corsa al Quirinale non c'entrava niente, perché lo avevamo eletto, e l'avevo votato anch'io, presidente della Camera 20 giorni prima, cioè Scalfaro era sistemato presidente della Camera dei Deputati, scusate se è poco. Venne ripreso e mandato al Quirinale, perché era un nome sul quale naturalmente non c'erano ombre, sospetti o persona per benissimo. Lui si rifiuta di dare l'incarico a Bettino Craxi, come era previsto dall'accordo del CAF, perché c'era ancora il CAF, e però chiede a Andreotti, chiede a Craxi, dammi tu il nome, e Craxi gli indica Giuliano Amato. Giugno 92 nasce l'ultimo governo della Prima Repubblica, che cade, ve la ricordate la manovra Amato, quella che beccò i soldi ai conti correnti? Tempi duri, ma ce li ricordiamo, ci ha accomunato molti di noi, insomma. Si ripetono poi le storie, lasciamo perdere. E Scalfaro cosa fa nel 93? Le botte di Tangentopoli ormai erano arrivate molto pesanti in Parlamento. Si rivolge al governatore della Banca d'Italia, a un tecnico. Vedete le assonanze con i tempi che stiamo vivendo? Cioè prende atto di un indebolimento del quadro politico irreversibile. E per salvare la legislatura, giustamente, anche perché allora c'era una difficile situazione economica, se no non ci sarebbe stata quella manovra di 92 mila miliardi, me lo ricordo ancora, ma ancora non eravamo fuori dalle difficoltà, quindi ci voleva un governo, e si rivolge a Carlo Azeglio Ciampi, che forma il governo Ciampi. Cosa accade? Accade che la mafia, che si era fermata, diciamo, il 19 luglio 92, non aveva più ammazzato, compie, a partire dalla nascita del governo Ciampi, tutte durante il governo Ciampi sono state, 3 stragi. Via Palestro a Milano, l'Accademia del Georgofili a Firenze e Roma. Una cosa, non dico del tutto inedita, ma quasi inedita. Cioè il messaggio che Cosa Nostra vuole mandare a chi di ragione, che non siamo noi certamente, noi possiamo ammazzare chiunque, dovunque. Cioè, capisco che non è facile mettersi nella testa di questi pezzi di merda che chiamiamo mafiosi, ma non chiamiamoli pezzi di merda perché questo sono, ma se facciamo uno sforzo ci riusciamo. Approfittando, diciamo, della debolezza conclamata dell'interlocutore politico, loro ritengono di poter alzare il proprio potere contrattuale per ottenere, c'era la famosa trattativa probabilmente in corso, penso l'abrogazione o quantomeno l'addolcimento del famoso regime carcerario speciale previsto dal 41 bis. Loro ragionano così. E come lo alzano il loro potere contrattuale? Alzando il potere di intimidazione, cioè ammazzando, il messaggio che noi possiamo ammazzare chiunque, dovunque, Roma, Firenze, Milano. E devo dire che quella intimidazione entrò nei palazzi, anche in Parlamento. L'ultima strage, che doveva essere la più devastante, era stata organizzata per domenica 23 gennaio 94 allo Stadio Olimpico di Roma. Questa strage, per fortuna, quasi superfluo dirlo, non venne consumata, non per un cambiamento di programma, no,
anche questi sono dati processuali, non venne consumata perché non si attivò il telecomando che avrebbe dovuto fare esplodere una lancia tema, vi ricordate la lancia tema, che era piena di tritolo, imbottita di tritolo, che era stata parcheggiata allo Stadio Olimpico di Roma in occasione di una partita di calcio, se non ricordo male Roma-Udinese, ma è un dettaglio. Pare, molto, l'ipotesi più probabile, per un disturbo di onde radio, il killer aziona il telecomando ma la macchina non esplode e quindi quella strage, per fortuna, non ci furono vittime. Ripeto la data, 23 gennaio 94. Perché questa data va ricordata? Perché da allora la mafia non ammazza più. Sono 18 anni e 6 mesi. Non più magistrati, non più poliziotti, non più uomini politici, non più giornalisti, meno che mai stragi. E che è successo nel 94? Dobbiamo aggiungere qualcosa, una coincidenza. Ecco perché il titolo è quello. Io ho immaginato, essendo un buon italiano che rientra nella media, sono appassionato di calcio. C'è qualcuno che non è appassionato, ma sono rarità. Quindi mi è venuto istintivo questo paragone. Io ho immaginato due partite di calcio virtuali, naturalmente. La prima, che molti di voi ricorderanno, fu quella che si giocò dopo l'uccisione del povero onorevole Aldo Moro. Io ho immaginato una partita in cui scende in campo la squadra Stato, la squadra istituzione in maglia azzurra, i colori della nazionale, e nell'altra metà del campo si schiera la squadra Brigate Rossa, in maglia rossa. Quella partita fu giocata secondo le regole ed ebbe il risultato che era in fondo, se vogliamo, anche scontato, essendo una squadra, la squadra Stato, enormemente più forte dell'altra. Si gioca la partita secondo le regole, non c'è match. La squadra Brigate Rossa venne sonoramente sconfitta. Anche questa è storia. Andiamo all'altra partita virtuale che io ho immaginato. Squadra Stato, in maglia azzurra, squadra mafia, schierata alla sua parte. Colore della maglia, decidetelo voi. Merda, mi è stato suggerito. Ottimo suggerimento. Questa partita non c'è dubbio che non è stata vinta dalla squadra fortissima che è la squadra Stato. Allora qualcuno, ingenuamente, ma perché, potrebbe dire valla a battere la squadra mafia, squadra fortissima. Questa partita non è stata ancora vinta perché è una partita truccata. Sapete in che senso? Ci sono alcune delle maglie dei giocatori che sono mischiate. Ci capiamo, no? Ci sono giocatori che indossano la maglia azzurra, che se proprio devono scendere in campo dovrebbero indossare la maglia color merda. E nella squadra con la maglia color merda ci sono giocatori che, non fosse altro perché sono esponenti pubblici, magari anche di rilievo, scendendo in campo dovrebbero giocare con la maglia azzurra. Ecco perché questa partita ancora non si è vinta. Si vincerà sicuramente quando noi metteremo a posto le maglie. Ci siamo capiti, no? È un'immagine. Da non esperto in materia di giustizia, ecco, vorrei che lei mi parlasse di questi temi. Perché non si riesce a fare la riforma della giustizia, che secondo me comincia a diventare un problema, nel senso che tutti ne parlano, però alla fine non si riesce a combinare granché. E poi parliamo magari del tema delle riforme politiche. Perdo due minuti in più per rispondere a questa domanda, perché siccome mi è capitato di aver scritto il libro, innanzitutto, e c'è qualcuno che l'ho anche letto, ma di aver avuto altri incontri come quelli di stasera, ho avuto conferma di quello che io mi aspettavo. E cioè a dire che sulla vera ragione di fondo del perché questo paese abbia una giustizia di cui deve vergognarsi, noi dobbiamo vergognarci del sistema giudiziario italiano, non abbiamo alternative, forse a molti era sfuggito di capire perché non se ne riesce a venire fuori. Allora, la situazione è, vado per sintesi, in questi termini: non c'è democrazia moderna che non abbia un serio problema di illegalità. Il problema di tutte le democrazie moderne è quello di fare in modo di premunirsi, di organizzarsi perché questo tasso di illegalità non superi un certo livello, magari preferibilmente abbastanza basso.
non voglio fare il dotto perché non sono dotto, ma so, Tocqueville sosteneva che era fisiologico un certo tasso di illegalità in un regime democratico. Il problema italiano è che il nostro tasso di illegalità raggiunge un livello che non è riscontrabile in nessun paese occidentale, nel senso che è multiplo del tasso di illegalità americano, tedesco, francese. E per rendere più chiaro e più sintetico il mio pensiero vi do dei numeri che sono di un'eloquenza secondo me straordinaria. Partiamo dalla famosa manovra Monti, abbiamo il governo tecnico oggi che si è riprodotto i fatti del 92-93 che ci deve salvare, pare ci stia salvando dal fallimento. La prima cosa che ha dovuto fare Monti è la famosa manovra Monti, le cui conseguenze, insomma, siamo tutti acciaccati dai colpi ricevuti, insomma, economicamente acciaccati, ma insomma. Lo sapete a quanto ammonta complessivamente la manovra Monti? 30 miliardi di euro. Sono bastati 30 miliardi di euro, sono bastati, pare, auguriamoci, che bastino 30 miliardi di euro a salvare l'Italia dal default. Memorizzate questo numero. Ogni anno, ma dico ogni anno, inesorabilmente, in Italia, la corruzione fattura 70 miliardi di euro. Ogni anno, eh? Ogni anno, l'evasione fiscale fattura 140 miliardi di euro e siamo a 210. Ogni anno le mafie, che noi in Italia ci priviamo di molte cose, ma a mafie non ci fotte nessuno, fatturano 140-160 miliardi di euro ogni anno. Cioè questo paese, senza che nessuno di noi se ne accorge, sopporta ogni anno 12 manovre Monti. Non ha futuro questo paese, non abbiamo dove andare, perché nella competizione, ci piaccia o non ci piaccia, determinata soprattutto dalla globalizzazione, è come se i nostri atleti si mettessero nei blocchi di partenza per una gara con gli atleti tedeschi, francesi, inglesi, scegliete voi chi, con due palle di ferro grosse così legate alle caviglie, sono destinati ad arrivare ultimi, a perdere. Questo è il problema italiano, non ce n'è un altro. Il problema italiano è la legalità, che ha una sua traduzione anche in termini di prodotto interno lordo, indubbiamente, ecco perché forse il direttore del Mondo ci stava. Il costo dell'illegalità poi ha un altro aspetto, non secondario, è una quantificazione che non mi risulta essere stata fatta, ma in termini di allontanamento degli investitori stranieri in Italia, anche con specifico riferimento ai tempi della giustizia. Guardate che i tempi della giustizia pare che siano importanti per gli investitori, altrimenti non mi spiegherei come mai la Banca Mondiale degli Investimenti abbia fatto 2 anni fa un rilevamento sui tempi della giustizia per offrire questi dati agli investitori, naturalmente se no la Banca Mondiale degli Investimenti perché doveva fare questi rilevamenti, in 181 paesi al mondo. Lo sapete l'Italia che posto occupa? 156esimo. Ma la cosa che mi ha fatto impressione è che è superata in graduatoria, non solo la Francia, l'Inghilterra, vabbè, dall'Angola e dal Gabon. Ma come si fa? Noi abbiamo una giustizia più lenta di quella di cui fruiscono, si fa per dire, gli abitanti dell'Angola e del Gabon. Cioè siamo tecnicamente parlando come il colore della maglietta della mafia. Ora non c'è uno schieramento politico in Italia che si sia susseguito negli ultimi 30 anni perché si abbia fatto qualche cosa per modificare questo stato. Destra, sinistra, niente da fare. Lungi da me la possibilità che mi possiate accusare di qualunquismo, posso essere tutto tranne che qualunquista. Sono uno che c'è stato e che, come molti di voi, ci mancherebbe altro, che sa anche guardarsi attorno quando si trova in un posto. Quindi la situazione è complessivamente questa. I controlli preventivi che tutte le democrazie moderne organizzano al meglio per prevenire la crescita dell'illegalità in Italia non funzionano, perché sono omologati al sistema di potere.
faccio anche un nome, perché è persona che stimo e conosco personalmente, ma vi dovete dire se è normale che a guidare la Consob, che è un organismo di controllo preventivo fondamentale, ci sia stato mandato, ripeto, una persona che conosco, posso dire anche siamo buoni amici e che stimo sul piano personale, se no non farei il nome, che usciva dal governo Berlusconi, per, ha dovuto dimettersi da componente del governo, parlo di Vegas tanto per essere chiari, no? La Consob dovrebbe garantire, come tutte le autorità di controllo, la massima indipendenza, c'è scritto nella legge. Non vorrei parlare delle vicende recenti delle due autority, telecomunicazioni e privacy. Ho appreso oggi dai giornali che il capo dell'autority per i prossimi 7 anni sarà il mio amico Antonello Soro, deputato da non so quante legislature, targatissimo politicamente come tutti i parlamentari, che nella vita però fa il dermatologo. In Italia il Parlamento italiano mette alla guida dell'Authority per la Privacy un dermatologo. Non vorrei parlare di altri, perché poi sembra che la voglio buttare sul personale. Antonello Soro lo cito come Vegas, perché Antonello Soro è amico mio pure, tra l'altro è una persona per bene, ma dico, è la logica. L'esempio poi più clamoroso sulla narcotizzazione di tutti i controlli preventivi in Italia è la vicenda Parmalat, quella da manuale. Voi pensate che il signor Callisto Tanzi, signore, quel gran farabutto, mascalzone di Callisto Tanzi, per 10 anni ha calpestato il codice penale in molte delle sue pieghe, con i suoi accoliti, Tonna, che ne so come si chiamano. Nessuno si è accorto di niente. Nessuna autorità, e quante autorità avrebbero avuto il dovere istituzionale di intervenire? Pensate che c'è stato un momento in cui sono state emesse delle obbligazioni. Queste obbligazioni sono state vendute ai risparmiatori dal circuito bancario italiano. Chi ha investito in quelle obbligazioni ha perso tutto, e sono decine di migliaia di persone. Poi, dopo 10 anni, non so bene su quale spunto, ma diciamo conta poco, è arrivato sul tavolo del procuratore della Repubblica di Parma un rapporto della Guardia di Finanza ed è scoppiato lo scandalo Parmalat. Qual è la morale da trarre da quello che io vi dico? Se no non capiamo perché la giustizia in Italia non funziona. L'unico controllo che è rimasto in qualche maniera in piedi in questo paese per cercare di rispondere a questa illegalità in un livello spaventoso, vi ho dato dei numeri, è inutile che ci torniamo su, è il controllo repressivo, perché quelli preventivi non funzionano. Quello repressivo è il controllo che è affidato, istituzionalmente affidato, alla magistratura e alle forze di polizia giudiziarie. Siccome contemporaneamente, e di questo che vi sto dicendo siamo un po' vittima tutti, specialmente per quanto riguarda gli esponenti, diciamo, del potere, non solo di quello politico, anche economico, finanziario, di questo paese, è passata una specie di equazione secondo la quale tutto quello che non è reato si può fare. Io potrei intrattenervi sul fatto che non, negli altri paesi non è esattamente così. Un ministro importante in Germania si è dimesso perché avevano scoperto che aveva copiato 70 delle 490 pagine della sua tesi di dottorato. Non è reato, ma conoscendo il popolo tedesco, appena è finita sul giornale questa notizia, l'indomani quello si è dimesso. Quindi non è proprio vero questo. Ma in Italia purtroppo ne siamo in molti, non voglio dire tutti, siamo in molti vittime del fatto che se non è reato si può fare. E quando è che saremo sicuri che è reato? Quando ci sarà una sentenza definitiva, perché la presunzione di innocenza è scritta nella Costituzione, siamo tutti garantisti, e allora abbiamo scoperto perché la giustizia italiana ha i tempi più lenti del mondo, perché la sentenza definitiva arriverà fra 12, 14, 15 anni, durante i quali, siccome c'è la presunzione di innocenza, il potente di turno che è incappato in una condotta penalmente rilevante continuerà imperterrito a ricoprire il suo ruolo, anzi forse anche a fare carriera. L'avete capito perché la giustizia in Italia deve avere questi tempi? Io l'ho capito, l'ho scritto e ve lo dico. Perché vedete, la terapia di questa malattia, la lentezza, perché la giustizia italiana, guardate, come qualità è molto affidabile.
tutte le condanne che ci infligge la Corte di Giustizia Europea, tutte, siamo il paese più condannato, sono tutte per la lentezza, non ce n'è una per la qualità, tutte per la lentezza. Deve essere lenta, perché essendo l'unico controllo rimasto, se fosse un controllo con tempi che rientrano nella media europea, quel giochino della sentenza definitiva arriverebbe dopo 2 anni, 3 anni, e questo non va bene a chi guida questo paese. Allora io vi dico, sono stato in Parlamento per 4 legislature, ci sono stati governi di centrodestra e di centrosinistra, i modi non sono uguali perché là si è esagerato con la legge di persona, anzi hanno perso la testa, insomma lasciamo perdere, ma vi posso assicurare che dopo 15 anni di assenza alla magistratura sono rientrato e non vorrei sbagliare, ma secondo me è un po' più lenta di come l'avevo lasciata 15 anni prima, ma no, entriamo in dettaglio. Allora io vorrei che voi rifletteste su questa mia affermazione. La giustizia italiana viene mantenuta nello stato pietoso in cui versa per un preciso disegno politico trasversale. Firmato Giuseppe Ayala. Chiunque degli esponenti di quel mondo vuole venire anche a Milano a confrontarsi con me su questo argomento, io sono pronto, non viene nessuno, manca a cannonate perché non hanno argomenti per contrastare quello che io dico. E allora il gioco è perverso, perché il fatto della, diciamo, per un verso del tasso di illegalità di quei livelli di cui ricordavo prima e per altro verso i tempi della giustizia così lenti, sono due dati che gravano enormemente sull'economia di questo paese. Lasciamo perdere la scelta etica, la legalità è una scelta etica anche, che dovrebbe bastare questo, ma io voglio essere molto pragmatico, fottiamocene dell'aspetto etico. Andiamo, e a Milano mi pare la sede giusta per dire, andiamo all'aspetto dei danè, all'aspetto pragmatico. È un costo enorme che noi sopportiamo e che ci viene inflitto da chi siede in Parlamento, qualunque sia il colore politico.